e Honor continua nella sua politica di democratizzazione dello smartphone annunciando Honor 9, successore di Honor 8 che tanto aveva fatto bene lo scorso anno e fratellastro di Huawei P10, con il quale condivide buona parte della scheda tecnica ad un prezzo però sensibilmente inferiore. Saranno all'altezza quindi anche le prestazioni? Beh, non ci resta che scoprirlo insieme in questa recensione. E per iniziare non possiamo che evidenziare i continui miglioramenti dal punto di vista estetico che accompagnano di anno in anno i dispositivi Honor. Già molto bello l'anno scorso Honor 8, lo è ancora di più quest'anno questo Honor 9. Con una backcover molto simile a quella di S7 dello scorso anno, con i due lati lunghi stondati e nella parte frontale un vetro a 2,5D, sicuramente molto bello da tenere in mano e da impugnare. La cornice è poi realizzata interamente in materiale metallico con nella parte inferiore il connettore USB Type-C 2.0, il jack da 3,5 mm e una feritoia che nasconde speaker e microfono principale. Nella parte superiore abbiamo poi il secondo microfono, quello per la soppressione dei rumori, e il sensore a raggi infrarossi, sempre e comunque molto comodo da avere a bordo dello smartphone. Linee molto belle, quindi, e anche un assemblaggio veramente perfetto, sì, perché anche sottoponendo questo Honor 9 a sollecitazioni meccaniche non notiamo nessuno scricchiolio e nessun cedimento da parte della struttura dello smartphone. E parliamo del display da 5,15 pollici di diagonale, risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel, con una densità che supera di poco i 400 ppi, quindi sicuramente ben definito. I colori sono calibrati in maniera ottimale, forse solo un pochino troppo saturi. Buona la profondità dei neri, nonostante non si tratti di un display AMOLED, e buona anche la luminosità, che portano ad un contrasto sicuramente abbastanza elevato. Contrasto che ci permette di avere un ottimo angolo di visione, ma anche una buona visibilità all'aperto. Segnaliamo inoltre la possibilità tramite le impostazioni di cambiare la temperatura colore, possiamo decidere noi come calibrarla oppure possiamo utilizzare uno dei tre preset già inseriti a bordo da Honor. Sempre nelle impostazioni abbiamo anche la possibilità di attivare una modalità che ci permette di visualizzare in maniera migliore all'aperto il display del nostro Honor 9. All'interno di questo dispositivo troviamo poi un processore iSilicon Kirin 960, una piattaforma condivisa con P10 e P10 Plus di quest'anno, Mate 9 e anche Honor 8 Pro. Un processore sicuramente molto potente, si tratta di un octa-core a 2,4 GHz di frequenza operativa massima accompagnata da 4 o 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna dedicata allo storage. 4 o 6 perché possiamo scegliere al momento della configurazione e dell'acquisto quale quantitativo di memoria assegnare al nostro Honor 9, ovviamente con una differenza di prezzo. Le prestazioni sono generalmente ottime nell'utilizzo quotidiano, le applicazioni vengono aperte veramente in un attimo ed è poi possibile gestirle in maniera perfetta senza alcun tentennamento. L'interfaccia è gestita molto fluidamente, così come il multitasking. Passare da un'app all'altra tra quelle già aperte nell'elenco appunto del multitasking è molto semplice e veloce. È possibile anche il multi-windows, così come utilizzare i giochi per delle sessioni videoludiche anche con giochi con grafica 3D abbastanza complessa senza alcun compromesso, veramente molto divertente. Ottima la ricezione, come del resto da tradizione Huawei, è veramente molto veloce questo Honor 9 ad agganciare il segnale e poi è praticamente impossibile perderlo. Buono anche l'audio in capsula per quanto riguarda le chiamate, forse solamente un pochino troppo basso il volume invece del viva voce. Buono anche l'audio che esce dallo speaker qui nella parte sotto lo smartphone, il volume è sufficiente e forse la qualità era un pochino migliorabile con dei bassi un pochino più profondi, ma come tutti sappiamo in uno spazio così piccolo è impossibile far stare degli speaker di qualità assolutamente elevata. E passiamo alla fotocamera, un altro degli elementi fondamentali di questo Honor 9. Si tratta di una doppia fotocamera nella stessa configurazione che troviamo anche su Huawei P10. Quindi un sensore da 12 megapixel RGB e invece un sensore da 10 megapixel monocromatico. I due sensori lavorano insieme per raccogliere informazioni riguardo alle foto che scattiamo e migliorarle con una maggiore profondità di campo, un migliore contrasto e sicuramente anche una luminosità più elevata. L'apertura focale è f2.2 e manca purtroppo anche lo stabilizzatore ottico, quindi abbiamo delle foto veramente buone quando scattiamo in condizioni di luce ottimali, ricche di dettagli, forse solo un pochino troppo contrastate, con colori molto vivaci e con una buonissima profondità di campo.
La situazione purtroppo degrada e anche di molto quando andiamo a scattare in situazioni di luce non ottimale. Qui l'assenza dello stabilizzatore si fa sentire perché i tempi di scatto vanno mantenuti entro un certo range e ovviamente per rendere le foto più luminose bisogna alzare l'ISO. Ecco allora che compare tanto rumore, rumore che in alcuni casi va addirittura a coprire completamente i dettagli rendendoli praticamente illeggibili. Le modalità di scatto presenti sono veramente innumerevoli, ci sono tutte quelle che già conosciamo e troviamo sui dispositivi Huawei e Honor e abbiamo poi due nuove modalità che Honor ha voluto inserire in questo Honor 9 per rendere ancora più divertente l'utilizzo della fotocamera. Una di queste si chiama Panoramica 3D, realizzata in collaborazione con Fuse e ci permette di effettuare una sorta di scansione dell'oggetto che vogliamo fotografare e poi rivederlo all'interno della galleria in modalità 3D, ovvero ruotando lo smartphone si ha un vero e proprio effetto tridimensionale attorno all'oggetto che abbiamo fotografato. L'altra modalità di scatto nuova è quella che si chiama Moving Picture, che è una sorta di alter ego delle live foto di Apple. Praticamente la fotocamera registra qualche istante prima e dopo lo scatto e poi nel rivedere le foto abbiamo una sorta di effetto movimento per quanto riguarda la foto appunto scattata con questa modalità, ovviamente solamente se visualizzata nella galleria proprietaria. Non manca poi la possibilità di registrare video fino a 4K a 30 frame al secondo oppure 1080p a 60 frame al secondo. Manca ovviamente la stabilizzazione ottica dell'immagine, c'è una stabilizzazione digitale abbastanza efficace, ma in generale possiamo dire che i video vengono molto bene grazie alla velocità di messa a fuoco e all'ottima regolazione della compensazione dell'esposizione. Nessuna novità particolare per quanto riguarda il software, ovviamente Android in versione 7.0 Nougat personalizzato con l'interfaccia utente e MIUI 5.1, la stessa che troviamo a bordo di P10, P10 Plus, Honor 8 Pro, insomma la stessa che già conosciamo in maniera abbastanza approfondita. Ci sono quindi tutte le applicazioni preinstallate che troviamo tipicamente a bordo di questi smartphone, applicazioni che purtroppo, io continuo a ribadirlo, secondo me sono davvero troppe e il mio consiglio è quindi sempre lo stesso, ovvero quello di lasciare all'utente la possibilità di scegliere in fase di configurazione quali di queste applicazioni installare e quali no, magari lasciando le altre sul Play Store in modo che possano essere comunque installate più avanti in caso di necessità. In questo modo è sicuramente possibile rendere il software un pochino più leggero, anche se comunque la fluidità non è uno dei problemi di questo smartphone, che è veramente sempre molto reattivo. E veniamo all'autonomia, che come sappiamo è spesso il punto critico di molti top di gamma, dotati di processori molto dispendiosi dal punto di vista energetico, ma purtroppo di una batteria non in grado di reggere tutta questa potenza. Ecco quindi che questo Honor 9 porta al suo interno un modulo con capacità da 3200 mAh, esattamente lo stesso di P10, e anche le prestazioni dal punto di vista dell'autonomia sono allineate con quest'ultimo. Si riesce ad arrivare a fine della giornata lavorativa senza troppi problemi, con oltre 4 ore di schermo attivo. Probabilmente andare oltre la giornata è praticamente impossibile, almeno io non ci sono mai riuscito, per questo motivo sarà sempre necessario ricaricarlo a sera, a meno che durante la giornata non facciate un utilizzo davvero molto sporadico che vi permetta quindi poi di iniziare almeno anche il secondo giorno lavorativo. In definitiva quindi uno smartphone che mi è piaciuto molto, soprattutto per quanto riguarda il design e l'ergonomia, ma anche per le prestazioni. È veramente impossibile trovare un lag quando utilizziamo questo Honor 9, buona anche la fotocamera, peccato per le foto al buio, e un'autonomia che tutto sommato mi ha sempre portato a cena senza troppi problemi. Il prezzo? Beh, il prezzo è sicuramente un altro dei punti forti, 449 € per la versione con 4GB di RAM e 64GB di storage. Certo, sono 50 € in più dello scorso anno, ma per chi lo acquisterà subito ci sarà un piccolo rimborso e anche un omaggio che porterà il prezzo molto vicino, se non addirittura inferiore a quello di Honor 8. 499 è invece il prezzo della versione con 6GB di RAM e sempre 64GB di storage, che però sarà al momento riservata solo agli operatori. Se questo video ti è piaciuto non mancare di lasciare un like qui sotto, in descrizione trovi anche il link alla recensione completa con ulteriori informazioni, la scheda tecnica e le foto di questo Honor 9, non dimenticarti poi di iscriverti al nostro canale YouTube e ovviamente attiva anche le notifiche.